Giampiero Reguzzoni è fondatore del museo Celore, Museo del Ciclismo, con una bicicletta che ha la sua storia. Niente, come hai detto tu, nel 2015 abbiamo fondato questo museo a seguito di una raccolta di cimeli che avevamo fatto io e il povero Luigi Celora, a cui è intitolato il museo. Abbiamo aperto grazie al comune che ci ha ospitato in questa area del Museo del Tessile, un'area proprio adibita ai cimeli del ciclismo e bruscotto. Quindi oggi avere qui la Trevalli è Certo, per un un appassionato. evento per me che poi io ho sempre un po' seguito anche il Giro d'Italia, quelle robe, e un po' di corse. È un evento un po' importante, quindi per me, per la città di Busto, è una cosa bellissima, ecco. Se ne ricorda una in particolare? Mi ricordo la tappa del Giro d'Italia del 1984, che partiva dove c'era la vecchia Coca-Cola di Busto, partiva la tappa a cronometro a squadre, e lì ho cominciato a capire cos'è che voleva dire le persone attorno al mondo del ciclismo, perché fino ad allora o bene o male andavo in bicicletta e non avevo capito l'ambiente di cos'era. Adesso che lo seguo un po' dall'esterno, capisco tutta l'organizzazione, la fatica che fanno gli organizzatori a mettere in piedi questi eventi qua.